Partiranno a breve i lavori per il punto di primo intervento dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati, disposti a seguito della chiusura del pronto soccorso Covid lo scorso 31 marzo. Gli interventi dureranno pochi mesi e serviranno a rendere il nosocomio scafatese già punto di riferimento del territorio nella lotta alla pandemia, un tassello determinante nella rete ospedaliera dell'Agro. Oggi il concetto di una prestazione in urgenza e emergenza deve essere appropriata innanzitutto e deve essere congrua, idonea e deve essere garantita ed assicurata negli ospedali dove ci sono organizzazione, professionisti, percorsi, strumenti, attrezzature che possono rispondere a quel fabbisogno. Vale a dire, faccio l'esempio, un infarto, un paziente che ha un infarto, un dolore toracico, non può andare al punto di primo intervento, deve andare tramite, diciamo, il pronto soccorso, dove trova un'organizzazione per cercare di salvargli la vita. Questo vale per l'infarto, questo vale per accidenti cerebrovascolari, ictus, emorragie, ischemie. Bisogna agire in tempo congruo, perciò si parla di patologie tempo dipendenti, perché intervenire subito si salva la vita.